richieste. Vediamo allora come è possibile farlo in un istituto di dermatologia di un grande ospedale romano. Per cancellare totalmente un periodo buio della mia vita. Era una cosa che non apparteneva più a quello che sono adesso. Sono loro i pentiti del tatuaggio. Uno su tre dopo un po' si stanca e ci ripensa. I tatuaggi più difficili da eliminare sono sicuramente i tatuaggi professionali, come nel caso di Emiliano. Questi tatuaggi hanno una grande quantità di pigmento, il pigmento viene immesso in profondità nel derma, inoltre spesso sono colorati, come in questo caso. Ci sono più colori, c'è il rosso, il giallo, il verde, che sono colori difficili da togliere. Quelli tribali, con colore unico, o quelli amatoriali, più superficiali, danno invece meno filo da torcere al dermatologo, che oltre ad avere gli strumenti adatti a cancellarli, può affrontare nel migliore dei modi eventuali allergie o effetti collaterali. Attualmente vengono utilizzati i laser sono laser quick-switched, che emettono impulsi di elevatissima potenza nell'ordine di nanosecondi, in maniera da non danneggiare i tessuti circostanti e quindi da non provocare cicatrici. Enrico, hai sentito dolore? No, un leggero puncichio, come un ago che entra dentro la pelle, però non più forte, non più doloroso di quando l'ho fatto. Si può applicare un anestetico locale per alleviare il fastidio. Sono necessarie dalle 6 alle 10 sedute se il tatuaggio è di media grandezza, ma tra un'applicazione e un'altra occorre far passare almeno un mese, quindi per i più elaborati il trattamento può durare anche degli anni. Dopo il trattamento possono esserci degli effetti collaterali, prima di tutto un arrossamento della parte trattata, un rigonfiamento e la formazione di piccole croste che di solito scompaiono in 7-10 giorni. Dopo l'asportazione del tatuaggio possono rimanere delle piccole cicatrici, oppure possono rimanere delle aree di ipopigmentazione o di iperpigmentazione, cioè delle zone più chiare o più scure della pelle, che di solito risolvono spontaneamente nel giro di qualche mese.